Oggi parliamo di Luciano Baroni e delle sue poesie dialettali. Per questo ho qui ancora, cari amici di Telegarda, che vi saluto sempre con tanto affetto, vi ringrazio per il vostro interesse, ho qui per questo ancora una volta Eliseo Fava, che saluto e ringrazio, ormai è un ospite fisso, attento al dialetto, lui dice dilettante, ma è uno studioso eccellente del dialetto. E appunto lui ci parla di Luciano Baroni e poi, perché l'ha conosciuto direttamente, intimamente, da amico sincero, l'ha visto anche morire purtroppo, e ci leggerà anche una sua poesia. Allora, Eliseo, dici qualcosa di Luciano Baroni. Luciano Baroni, io l'ho conosciuto dal barbiere Colorio, in via Diaz a Riva. Lui era un giovane insegnante, io ero un bambino, ero appena arrivato a Riva, avevo 10 anni. Lui era, credo, il primo o il secondo anno che insegnava come supplente al liceo a Riva, si era appena laureato. E siccome aveva un legame, diciamo così, un'affinità politica con la famiglia Colorio, mentre Edo Colorio, personaggio simpatico, un po' pazzo, aveva costruito da solo in solaio una barca, scoprendo solo quando aveva finito la barca che la barca non passava dal finestrino e quindi dovuto disfare la barca, questo era Edo Colorio, mentre mi faceva i capelli, raccontava di aver lasciato un giornale politico sulla scrivania, sul tavolo della sala dei professori al liceo e la considerava, come dire, una bravata politica, come un atto significativo. Poi non l'ho più visto per 15 anni. Lui si era trasferito a Torino, dove aveva avuto una cattedra e dove è stato un importante giornalista, critico, cinematografico e teatrale, ed è stato segretario dell'Associazione Antonicelli, una cosa importante. Lui ricomincia a scrivere quando ritorna in pensione a Riva, sul lago di Garda. Aveva fatto anche degli appunti prima, ma è il ritorno a distanza sul lago che gli ridà la voglia di mettere alcune sensazioni in poesia facendo un'operazione stranissima. Mentre lui era un appassionato e tenace difensore delle proprie idee e della propria ideologia, dal punto di vista nella poesia invece c'è solo sentimento. Non c'è più quella carica polemica, quella grinta. Anche di parte, diciamo. Sì, sì, anche al limite quasi di faziosa, se no, lo dico con affetto, perché poi era una persona dolcissima. Ecco, viene fuori la sua anima profonda, un aspetto della sua anima che, vedendo ancora adesso, incontrando la sua vedova, credo che sia stata davvero la sua musa ispiratrice.
Dici invece gli ultimi momenti, no? Perché tu l'hai visto praticamente, diciamo, morire, insomma, e quindi ti ha fatto anche un dono molto significativo. Sì, no? lui è, come dire, io non l'ho mai frequentato molto perché appunto siamo stati distanti, lui era a Torino, io ero a Bologna per gran parte della nostra vita, quindi non avevamo rapporti e relazioni. Nell'ultima parte della sua vita, invece, sapendo che io avevo messo in mano questa impresa insieme a Maria Torbol, ci invitò, mentre stavamo, avevamo ancora la bozza del libro in mano, lui non ha fatto in tempo a vederlo finito e stampato, e quando lui ha visto la bozza, come dire, mi ha fatto un regalo che secondo me era indice di, come dire, una premonizione che la fine era vicina. E mi ha regalato questo bellissimo libricino che è una prima edizione del 22, casa editrice Dottor Disertori di Trento, versi trentini. È una di un poeta dialettale trentino, Giuseppe Mor, che la caratteristica fondamentale è il suo antitodeschismo, di questo Mor. E lui me l'ha regalato, me l'ha regalato, era proprio la sua copia personale, perché c'è l'ex libris. Sì, ho parlato di una tua amicizia, un'amicizia quindi che è nata in un brevissimo tempo, in un brevissimo lasso di tempo. Sì, ci conoscevamo a distanza. Però siccome, l'ultimo periodo è diventato un periodo intenso. Sì, siccome per un lungo periodo, come dire, avevamo un'affinità politica, però operavamo in settori diversi, l'unica volta in politica che ci siamo confrontati, lui rifiutò una mia proposta, e quindi il rapporto si era molto raffreddato tra di noi, perché lui era più esperto, essendo un po' più vecchio di me, e io più giovane, più ingenuo. Poi era il 68, quindi erano anni caldi, e la cosa si è ripresa alla fine, e secondo me, come dire, io mi sento indegnamente un piccolo erede del suo patrimonio di conoscenza e di della poesia trentina. Ecco, allora, dato che parliamo, si sente molto vicino alla poesia di Luciano Baroni, adesso ci legge appunto questo Fongarol. Dai grassi avedesè, dal fagio pur, i funghi storamai iena di fora, quasi tutti. Sui prai, messi al solif, se trova ancora a colpi qualche sloffa, nel bosco le ultime masse dei tambur. De moreti, de finfer, le rosade, de russole, verdoni e sanguignoi, se che ne sta, non che ne più neanche al segno, e quel che lascia con la mare in bocca, in una sorta di inverno bonorif, le che sparì anche i funghi dalla socca. Adesso, a far il giro dei sentieri, tra foglie che si bina, rami broldi, bedole nete, laresi pelai e montesei di formigheri morti, si sente un brutto odor di malattia, di nebbie e fum, di dì sempre più corti, l'ultimo e il prim dell'am, l'epifania. Le mam che sei trascondersi in scarsela o a sfregolarsele al fuoco della fornella. Ma ogni tanto nel scaffal del sgabuzzim, un qualche altro posto ondo che sia, slongo gli occhi sul sest che ho tacca via col querciolo ingropà d'anciuf de pim. Vignerà Pasqua e lui le sa chi sa pront per quel che sponta i sparasi de monte.
Bene. Ho sbagliato l'ultimo. Vi dirà Pasqua e Luca, la chiesa pronta per quando spunta i sparisi da monte. I sparisi, sì, gli asparagi. Mi sono un po'. Sì, niente sì, paura. Mi sono. Ecco, dopo la lettura mi permetto di far notare che questa poesia, a differenza di quella che abbiamo sentito qualche tempo fa di Floriani, ecco, questa poesia non presenta tanti accenti. Floriani mette degli accenti tonici, fonici, ecco, Baroni in questo è un po' parco, molto parco. Nel beh, senso ma lui è andato a Torino, Piemonte. E quindi Piemonte, ha perso. Sì, sì, sì. Cioè, si dice che sono chiusi i trentini. Ma i piemontesi, ho capito, nonostante la loro storia, no, di primato politico e amministrativo sull'Italia. Vi faccio notare però alcuni termini, questo storamai, cioè a quest'ora ormai i funghi è nati fora, cioè a quest'ora ormai i funghi non se ne trovano più. Sui prai messi a solif, ecco, cioè a solatio, verso il sole quindi. Sì. Ecco, per esempio, vedete questo pu, no ghe pu gnanca il segno, ecco, il pu non lo accenta. Andiamo giù, broldi, rami broldi, ecco, questo è interessante, questo broldi. I rami broldi sono i rami marci, perché col tarlo, intarlati. Beh, le bedole sono le betulle, i larisi sono i larici. Ma andiamo ancora, ecco, le mam che seita a scondersi in scarsela, cioè le mani che seitar vuol dire continuare, quindi che continua a nascondersi in scarsela, cioè nella tasca, o a sfregolarsi al foc della fornella. Ecco, foc, vedete, con la C. Qui alcuni ci mettono l'H proprio per obbligare a leggere con la K invece che con la C. Vi ricordate, ho fatto l'esempio del biroc. Il biroc non si legge biroc, si legge biroc. E quindi bisogna sapere la corretta pronuncia di biroc, se no tendono tutti a leggere biroc. Ecco, o in qualunque altro posto ndo che il sia, ecco questo ndo che il sia, apostrofo, n, do con l'apostrofo, perché sta per dove, alcuni invece che l'apostrofo mettono l'accento, vorrebbe dire dove sia. Slongo, allungo gli occhi sul cest, il cesto. Ecco che O, vedete questa O con l'accento aperto, con l'accento fonico aperto, sta per O con l'H. V'ho detto più volte, ci sono alcuni scrittori, alcuni poeti che usano questa O, così come scrive Baroni, altri che scrivono la O con l'H. Poi ci sono quelli... È un arcaismo, eh? Certo, è la forma arcaica, però oggi ci sono alcuni che scrivono a volte con la O, senza H, alcune volte con la H. Quindi ho detto sempre, bisogna decidere all'inizio, o la O con l'accento aperto, oppure la O con l'H, ma non una volta con la O con l'accento, una volta la O con l'H. Bisogna essere un po' coerenti. Poi questa parola, il querciol, è bello, col querciol ingropà d'anciuf de pi, questo è bellissimo, sì. Col coperchio, attaccato, ingropà, tenuto assieme da un ciuffo di pino. Questa per me è una bellissima sta frase qua. Venirà Pasqua, ecco, venirà, alcuni dicono venirà, venirà Pasqua, e lu, alcuni poeti scrivono lu con l'accento, le chi za, ecco, za, noi tendiamo a metterci l'accento perché sta per già. Za pront, per quando spunta, per quando crescono, spuntano, i sparesi, con l'accento tonico, non sparesi, ma sparesi da monte, cioè gli asparagi da monte. Ecco, questo è Luciano Baroni. Eliseo prima vi ha presentato qualcosa della sua vita, dei contatti che lui ha avuto in due momenti diversi con Luciano Baroni, l'omaggio vicino alla morte che Baroni ha fatto ad Eliseo, e adesso ormai siamo anche oggi giunti alla fine di questa puntata. Naturalmente ringrazio Eliseo ancora una volta. Grazie a voi. Però prima di dargli il saluto finale, ecco i soliti 10 vocaboli. Cazzot, con una Z, accento aperto, cazzot, è il mestolo. Invece il cazzot, con due Z, sempre accento aperto, è il pugno. Ti ho dato un cazzot, ti ho dato un pugno. Enzolar, allacciare.
molesim, gonchin cosim molesim, oncusino morbido, soffice. Ah, oggi mi sento scavez, ancora mi sento scavez. Oggi mi sento ridotto male, con le ossa rotte, quindi scavez, accento tonico sulla E, scusate, accento fonico chiuso, scavez. Poi andiamo avanti, abbiamo la strazza, straccio, dammi una strazza, da netar, dammi uno straccio. Strasser è lo stracivendolo. Svergol, ma guarda quel tipo là che va via, svergol, va via storto, sbilenco, quindi svergol, accento tonico sulla O e accento fonico aperto. Dammi vergot, dammi vergot, dammi qualcosa. Vergot, accento chiuso, vedete, accento fonico chiuso. E la zola, beh, questo è un ricordo legato alla mia gioventù quando giocavo al pallone con i vecchi palloni di cuoio che avevano un cordone che chiudeva quella piccola apertura attraverso la quale all'interno del cuoio veniva messa la camera d'aria che poi veniva gonfiata. Poi si tirava questo cordone che chiudeva appunto i vecchi palloni di calcio. E quando si picchiava con la testa il pallone sulla zola, si prendeva una bella botta. Quindi la zola, sentite, accento fonico chiuso, è il cordone che chiudeva i vecchi palloni di calcio con all'interno appunto la camera d'aria che veniva gonfiata con una pompa. Bene, anche qui finiti i 10 vocaboli, finito anche l'incontro con Eliseo. Grazie mille. È il quarto, se non erro. Avremo modo sicuramente di invitarlo più avanti, perché lui sta lavorando a quel lavoro che vi ha anticipato qualche tempo fa, di cui ci parlerà e magari ci porterà anche i risultati concreti, anche se ha già detto che è un lavoro che andrà direttamente su internet, sulla rete. Quindi grazie Eliseo e grazie, buon lavoro, buona conclusione di quel lavoro che è piuttosto complesso, perché parlavi di 5 volumi, o sbaglio? No. Di 5 parti? 5 parti. 5 parti, però sono per 1500 pagine. 1500 pagine, per cui è un lavoro veramente notevole, però lo sta già finendo. Quindi buon lavoro, buona conclusione di questo tuo impegno. Naturalmente ringrazio i telespettatori e vi invito alla nuova puntata di Non mai troppo tardi per entrare in diretta. Ciao a tutti e arrivederci.